tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo stati da Lidl e abbiamo svuotato il supermercato. Totale della spesa 99 euro. Adesso vi faccio vedere subito che cosa abbiamo comprato. Fettine di formaggio fuso. Queste sono senza lattosio, veramente conveniente il prezzo. Noi ne facciamo un uso vario, non sono nei toast e direi che sono molto buone. Poi questa crema al cioccolato che mia figlia mangia al posto dei budini, veramente buona. Due confezioni di prosciutto crudo light, come vedete sono belle magre. Questi sono arrosticini di suino che ho deciso di fare questa sera. Due confezioni di girasoli e questi sono al grano padano e menta. Dolce, giusto, vedete dei pezzettini e prosciutto di Parma. Io ho preso queste due confezioni di panzerotti di pollo con dentro lo speck e la provola. Poi queste sottilissime di lonza di suino sono 250 grammi. Poi questo tramezzino invece di suino. E il tramezzino di suino all'interno ha prosciutto e formaggio, sono veramente una golosità. Poi, sempre per le carni, la macinata per il ragù e l'ultima che è questa confezione invece di fusi di pollo. Ho preso 6 uova extra large, due confezioni di Würstel, sono da 3 e hanno dentro praticamente il formaggio, sono di tacchino e pollo. Proseguiamo con i freschi. Ho preso quindi le patatine, quelle fritte da fare al forno e ancora una confezione di tortelli, questi sono rustici alla carne, 250 grammi. Ancora freschi, questa mortadella casereccia ed è da 150 grammi, poi formaggio parmigiano reggiano, questo è da 100 grammi, questa mozzarella già grattugiata che è quella che uso per la pizza, 2 etti, poi queste alici sono filetti di alici e queste sono 3 etti, già pronte, marinate. Poi questa, che è una torta praticamente salata e fa parte delle torte quelle francesi, abbiamo appunto una crema francese, un formaggio francese e la pancetta. Ed è nei freschi, questa è da fare al forno e sono 400 grammi. Dobbiamo ancora assaggiarla, quindi non vi so dire se è buona o no. Poi, sempre per mia figlia, la mousse al cioccolato, perché lei è proprio una patita di cioccolato e praticamente così. Ecco, la vedete in foto. E sono vasettini da 60 grammi l'uno. Poi, sempre nei freschi, ho preso questa pasta per la pizza, che uso per fare la pizza. E poi questa cheesecake con sopra il Ribes, cioè il biscotto sulla base e poi il ribes nero. Poi i Nutella Biscuits che tutti conoscete, Kinder Pane Choc e i pangoccioli. Due confezioni di latte con cioccolato e sono da 600 ml l'uno e sono praticamente come il Nesquik al cioccolato. Poi questi American sandwich sono praticamente come i nostri sandwich, il pane è quello da tostare, però sono molto più grandi e sono extra soft, veramente buoni per farci i panini tramezzini. Quindi 3 bottiglie di birra Peroni che erano in offerta, una lattina di coca gigante, quella 0 zuccheri.
questi Choco Sticks, cioccolato al latte. Latte abbiamo preso questo della Milbona, latte intero a lunga conservazione. Abbiamo ancora terminato, ci sono queste patatine classiche, sono confezioni da 6 pacchetti e l'uno appunto sono 25 grammi, giusto per uno snack veloce. Queste crostatine al cacao, questi biscottoni fior di cacao e panna ed erano in offerta, un bel pane casereccio, biscotti, questi sono praticamente i frollini come i pangoccioli in pratica, ma completamente al cacao. Andiamo sugli aperitivi perché noi abbiamo un po' sta pecca che lo facciamo a casa, ma lo facciamo. E questa confezione quindi di Freeway, l'aperitivo, è praticamente come il Sambiter, quello rosso. Questo che invece è rum e lime, Sunrise si chiama, è molto buono. E questo che invece è rum e orange. Prendo spesso la tonica al limone oppure la Schweppes a seconda, dalla Lidl trovo questa, quindi prendo la Freeway. Ho preso questa confezione da 6, sono praticamente degli spazzolini da denti minuscoli, quelli per diciamo per la pulizia dentale più approfondita. E la cosa carina è che avevano appunto il loro tappino, quindi questi si possono tranquillamente portare all'interno di una pochette che rimangono protetti. Poi voglio provare questa crema mani che è anche igienizzante e contiene olio dell'albero del tè e niente, in pratica dovrebbe avere, oltre che le classiche proprietà, quelle del per la protezione delle mani, anche quelle antibatteriche dell'olio dell'albero del tè. Ora io non so quanto sia efficace, però magari dopo aver utilizzato la mucchina che secca le mani, questo secondo me potrebbe essere un'ottima crema per proteggere la nostra pelle. Quando non vado da Primark, prendo da Sien questi Sien dalla Lidl, in pratica questa confezione di cotoni per struccanti perché sono veramente convenienti. Poi abbiamo preso questo deodorante per la casa ed è uno di quelli che si mette all'interno dell'applicatore, diciamo. Infine un po' di chewing gum e caramelle che mi porto sul lavoro, comunque da tenere in casa anche. E sono i frutti di bosco. Queste sono proprio caramelline. Questi invece sono chewing gum. Questi voglio provarli, non li ho mai provati, assaggiati. Vediamo come sono. E come vedete c'è scritto Cherry Mint. Cherry Mint, gusto forte. E questi invece hanno all'interno un liquido che ne sa di fragola e lime, al gusto fragola e lime. Interessante, vedremo. Questa è la mia mega spesona Lidl, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto e volete che ne faccio altri, lasciate come sempre un bel like e ovviamente iscrivetevi al canale. Un bacio a tutti, grazie ancora per avermi seguito fin qui, ciao!